Grazie Paolo, grazie mille e grazie a ognuno di voi per essere ritornati come seconda volta o come prima ad ascoltare i Calaluna, a cui chiedo un applauso fortissimo. Mi aggiungo i tuoi ringraziamenti, la cantina Montello di Codevilla e i panifici Gattone di Poggio Ferrato e Culacciati di Sant'Albano. Ringrazio in primis il fonico, il tecnico audio e luci, perché se potremo ascoltare bene questo concerto sarà merito sicuramente suo, oltre che vostro. Non tolgo ulteriore tempo alla vostra esibizione. Accogliamo con un grande applauso Calaluna!
grazie. E ben ritrovati per chi c'era anche il 12 agosto e benvenuti per chi è la prima volta che ci viene a sentire. È un grande onore, insomma, è anche dovuto il fatto di tornare dopo una serata così bella e interrotta, insomma, così spiacevolmente. Quindi siamo estremamente contenti di essere qui di nuovo con voi. E come l'altra volta abbiamo iniziato con questa canzone in dialetto genovese, Cruza de Mar, che in dialetto appunto genovese significa mulattiera di mare. Mulattiera di mare, quindi una piccola strada che scende al mare dalla città e che serve ai pescatori ovviamente per portare le imbarcazioni, insomma tutto il materiale che serve per la pesca. Questa canzone è molto rappresentativa del repertorio di Fabrizio De André e questo oscillare, no, tra il mare e la città, tra il lavoro e il piacere, è un po' quello che viene, che va nelle sue canzoni. E quindi accompagniamo questo gruppo di pescatori, che è il soggetto della canzone Cruza de Mar, accompagniamoli dal mare alla terra, dal mare alla città, ed entriamo nella prossima canzone, che si svolge proprio nel centro storico di Genova. Quindi entriamo nei caruggi, nei vicoletti, insomma, che costellano la città vecchia, il centro antico della città di Genova, e perdiamoci, ecco, tra questi vicoli insieme ai personaggi malfamati appunto della canzone La città vecchia.
ai vicoletti del centro storico di Genova, ce n'è uno che conoscete bene, che più degli altri, ecco, ha riscosso il suo successo in termini di poesia, perlomeno. Mi sto riferendo ovviamente a Via del Campo, che è anche il titolo del prossimo pezzo. Via del Campo negli anni 60, inizio degli anni 60, quando è stato scritto questa canzone, era un po' il ricettacolo di quanto di più malfamato ci fosse in città, quindi prostituzione, ladri, insomma assassini, travestiti, qualsiasi cosa. Quindi per De André e per i suoi amici, soprattutto Paolo Villaggio tra questi, Via del Campo era un po' il vicolo delle scorribande con cui si trovavano e facevano qualche marachella. La canzone, la musica di Via del Campo, questo è abbastanza curioso, è stata tra virgolette rubata a uno spettacolo di Dario Fo e di Enzo Iannacci, che portavano appunto in giro negli anni 60. De André probabilmente aveva già in mente un po' la poesia, quindi il testo della canzone, e questa musica, che poi è un anonimo rinascimentale, è stata, ecco, regalata, e quindi il risultato è Via del Campo. Fabrizio De André, che era un ragazzo di
di una ventina d'anni circa, quindi pochi mesi sporna Via del Campo, la Città Vecchia e soprattutto Bocca di Rosa, che è una delle prime canzoni che gli danno notorietà, perlomeno nel circolo dei cantautori genovesi. La canzone voleva un po' rappresentare la difficoltà al cambiamento della società di quell'epoca, ed Andrea si inventa questa scena, questo episodio in cui un paesino imbalsamato nella sua quotidianità, quindi la società del tempo, il paesino è quello di Sant'Ilario, un paesino sulle colline di Genova, che vede improvvisamente sconvolto il suo equilibrio secolare dall'arrivo di una ragazza bellissima, una donna bellissima che arriva improvvisamente in stazione, che rappresenterebbe, diciamo, il progresso, il cambiamento, quest'idea di cambiamento. E tutti i mariti, tutti gli uomini del paese improvvisamente si innamorano ovviamente di Bocca di Rosa, e di conseguenza le mogli, le comari, si coalizzano tra loro e cercano di riescono a fare esiliare la donna chiamandola prostituta, quando invece prostituta non è, perché l'amore lo fa, diciamo, per passione, così si dice. E quindi, però, proprio come il cambiamento in realtà non riesci fino in fondo, puoi rallentarlo ma non riesci a bloccarlo, e quindi alla stazione successiva c'è ancora più gente di quella che aveva salutato Bocca di Rosa a Sant'Ilario, e quindi ad accoglierla c'è addirittura il parroco in processione. Bocca di Rosa. Giallo con una scritta nera, dice
diceva più curiosa, non essere parte la mia vita. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, con una freccia dalla scocca, una riduce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partì, chi manda un bacio che getta un fiume, chi si prenota per due ore, perci il palco che non disprezza, da miseria e un'estremazione, il bene fine è una bellezza, la accanto le processioni, con la vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontana, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro al mondo. Facciamo un salto nel tempo, diciamo, almeno nel repertorio di Fabrizio De André. Passiamo a una delle ultime canzoni che ha scritto in carriera, purtroppo. È il 1996 e esce l'album che si chiama Anime Salve, che contiene una canzone chiamata Princesa. La canzone è abbastanza provocatoria, una canzone che a tratti ha anche dei passaggi di grande volgarità. Il tema è molto scottante, sicuramente adesso lo sarebbe se uscisse una canzone del genere adesso. Immaginatevi, diciamo, a metà anni 90 in Italia, quando si tratta il tema della transessualità. Il tema della transessualità che in Princesa è affrontato con il personaggio chiave, che è questo Fernandinho, che lotta tutta la sua vita per una cosa sola: si batte per trasformarsi in quello che è, almeno non nell'esteriorità fisica, ma nell'intimità della propria sessualità, quindi trasformarsi in una donna e quindi in Fernanda. Nella canzone di Fabrizio De André c'è il lieto fine, in realtà la storia è ispirata a un libro molto famoso sudamericano, in cui il lieto fine non c'è, ma confidiamoci nella versione di De André. Princesa. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove sono nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che per la mia come una figlia mi porta a letto caffè da pioga e a ricordare maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi farò gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.
Mozilla. Sono le braccia di un'unica stella che squilla di luce di nome. Princesa. A un avvocato di Milano, una princesa regala il cuore e un passeggiare decisivo nella penombra di un balcone. Ma tu, o seru, a serna, a escola, a igreja, a tesora, a saia, un bel smacci, un bel spero, o patrono, un medo, a lua, a compatera, a vertige, un incanto, a magia, o scalzo, a polizia, a canzera, o brio, o paio, a cantare, o finato, o procaiato, o alzato, a prevedere, a spantare, a scoprire, a fatto, contagio, a fortuna. Allora, e la prossima canzone fa sempre parte, ecco, dei gioielli della corona, diciamo, per rimanere in temi attuali. E la canzone di Marinella. La canzone di Marinella è, in qualche modo, per De André il biglietto della lotteria, il biglietto vincente. È una canzone che aveva scritto anni prima, ecco, che diventasse conosciuta al grande pubblico. L'aveva scritta probabilmente nel 62, poi fino al 64 l'aveva tenuta in un cassetto e non l'aveva incisa. Finalmente la incide e nel 67 improvvisamente viene notata da una certa Anna Maria Mazzini, in arte Nina, che, ecco, l'ascolta per caso e decide di inserire in un proprio album al posto di una canzone di un'altra artista. Ovviamente Nina in quel momento era l'artista italiana più famosa sicuramente in Italia, e quindi De André, ecco, fa il salto e, diciamo, riesce a vivere finalmente di canzoni. La canzone venne scritta sostanzialmente per caso, leggendo in un giornale locale appunto una notizia di una prostituta ventenne che era stata uccisa dal proprio protettore ed era stata gettata in un canale. E da questa truce vicenda apparentemente non poetica, De André, ecco, cerca di, non potendo salvare la vita ovviamente della ragazza, cerca di reinventarne la morte, e quindi improvvisamente, ecco, il contesto diventa fatato, compare un principe e Marinella non muore ma viene portata su una stella dal vento, quindi, ecco, il contesto diventa ben diverso da quello della realtà. La canzone di Marinella. Bianco
stanchi. Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi.
sei il consenso allora fai dal tuo rovettino sei figlia che c'è una casa città così tra sessore e due barboni tra trollocci al televisore quei bastano non sono luci cazzo Cristo ci le mani per luce ho ricevuto se ho fatto le tre vuoi che c'è un po' carino caffè poi cazzo io sono da ricerca di sicilio mi dicendo c'è la mamma Thank you.
la prossima canzone si chiama Le acciughe fanno il pallone, titolo un po' curioso. Le acciughe fanno il pallone è una sorta di modo di dire, una sorta di, ecco, di locuzione che utilizzano alcuni pescatori, ed è un sinonimo di carpe diem, di cogli l'attimo, fai le cose prima che sia troppo tardi. Perché si usa questa formula, diciamo così, strana? Le acciughe sotto al livello dell'acqua fanno il pallone, quindi si mettono a forma di sfera per sembrare un unico pesce più grande di loro, ovviamente, e per fare in qualche modo paura al loro predatore, che è il tonno o l'ala lunga, che è una specie di tonno. Quindi diciamo l'immagine è che il pescatore deve pescare queste acciughe subito prima che le prenda il tonno, proprio mentre stanno facendo il pallone, altrimenti poi ovviamente arriva il predatore e le fa fuori. Nel pezzo che porta questo titolo, il protagonista della canzone è un pescatore di acciughe, naturalmente, che deve sbrigarsi a pescare che cosa? A pescare il pesce d'oro, quindi un pesce esotico, un pesce probabilmente che esiste solo nella sua immaginazione, come un pesce orientale di grandi dimensioni, soprattutto di grande valore, che una volta pescato potrebbe farlo diventare ricco. Tutti gli altri pescatori hanno già visto questo pesce, secondo lui, ma nessuno è ancora riuscito a pescarlo, quindi lui, le acciughe fanno il pallone per lui, quindi deve sbrigarsi a pescarlo. Thank you.
fanno il pallone che sotto c'è la rughe. Se non butti la rete non te ne lascia uno, non te ne lascia uno, non te ne lascia. Diciamo. La canzone è Giorni, canzone che ovviamente conoscete, internazionale perché è una traduzione, quindi è in realtà un originale inglese che fa parte ecco, di una raccolta medioevale, diciamo, di canzoni tradizionali dell'Inghilterra appunto medioevale o tardo medioevale. Di Andrea la traduce rendendola, ecco, almeno secondo me, migliore dell'originale. Nella canzone il protagonista è questo, diciamo, questo nobile decaduto che si trova per povertà a dover cacciare dei cervi in un territorio di proprietà del re d'Inghilterra, appunto. Viene scoperto, viene condannato all'impiccagione e a nulla vale la corsa della fidanzata fino a Londra per implorare il re di salvargli la vita. E sappiamo, ecco, intuiamo che è un nobile decaduto perché viene impiccato con la corda, con laccata d'oro, che era proprio l'ultimo privilegio che veniva concesso ai condannati a morte di origine, appunto, nobile. Giorni. Sorriso, non aver tanti ancora.
canzone si chiama Anime Salve. Probabilmente questa è una parte del concerto in cui non eravamo arrivati, quindi a maggior ragione cerchiamo un po' di spiegare i pezzi. Anime Salve dà il titolo all'album, appunto, di cui parlavamo prima, del 96. È una sorta di testamento di Fabrizio De André, che probabilmente aveva già capito, insomma, che non avrebbe avuto molto da vivere. Infatti ci sono alcuni passaggi che possono fare anche venire i brividi, tipo mi sono visto di spalle che partivo, o ti saluto dai paesi di domani. Quindi insomma si intuisce che il poeta, chiamiamolo così, aveva insomma qualche notizia. E la canzone è giocata sui due significati della parola salvo, che in italiano, ma soprattutto in latino, significa sia salvo, appunto salvato, ma anche solo, solitario. E il senso è, che ci vuole insomma trasmettere Fabrizio De André, che a volte la solitudine può anche diventare salvezza, perché ci dà la possibilità ovviamente di avere un rapporto speciale, privilegiato con noi stessi e con la nostra anima, fino quasi a darci l'illusione che possa durare in eternità, per mille anni e mille ancora, come detto nel brano Anime Salve. Specchio di nero, mi son visto che ridevo.
Allora, prossimo brano si chiama Rimini. Rimini è sostanzialmente il luogo dove avviene una vicenda, la vicenda che coinvolge una ragazza molto giovane, Teresa, che durante l'estate conosce un bagnino e insomma nasce una storia, diciamo, abbastanza veloce, e lei però rimane incinta e, essendo insomma la sua famiglia vecchio stile in qualche modo, prende la decisione, la famiglia per lei naturalmente, di farla abortire. Teresa ovviamente sottostà a questa decisione, abortisce e ecco entra in una grande crisi successiva a questo aborto, perché probabilmente voleva tenere questo bambino, aveva iniziato a cullare questo sogno. E nel pezzo Teresa a un certo punto si addormenta e sogna un personaggio storico, sogna Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo in qualche modo ha qualcosa in comune con lei, infatti l'aiuta in qualche modo a liberarsi da certe catene. Cristoforo Colombo, come Teresa, aveva in qualche modo concepito un sogno, il sogno di un nuovo mondo, se l'era andato a prendere, e però allo stesso modo gli era stato strappato, era stato abortito, tra virgolette, dai re, dagli imperatori europei, che poi ne fecero qualcosa di molto diverso dal sogno, ecco, di pace, ecco, di prosperità che aveva Colombo originariamente. Quindi c'è questo interessante parallelo nella canzone Rimini.
grazie. Iris Arioli ai flauti.
Allora, adesso due canzoni di seguito, diciamo, fanno parte dello stesso album che si chiama Non al denaro, non all'amore né al cielo. È un album, concept album, ispirato all'antologia di Spoon River, un libro molto famoso degli anni 70. De André lo prende ispirazione e gioca, ecco, sul contesto dell'antologia di Spoon River, quindi sostanzialmente una serie di poesie rappresentanti degli specifici personaggi che parlano attraverso i loro epitaffi, quindi le scritte sulle loro tombe, sostanzialmente, che in certi paesi anglosassoni una prassi. Quindi abbiamo tante canzoni, ognuna delle quali ecco, rappresenta un singolo personaggio leggendo, tra virgolette, quello che ha deciso di lasciare scritto sulla sua tomba. I due personaggi che abbiamo scelto sono all'opposto, ecco, diciamo, rappresentano delle emozioni e dei lati della nostra personalità che abbiamo più o meno tutti. E il primo personaggio rappresenta la razionalità, la matematica, è un chimico, questo è il titolo della canzone. Un chimico, per darvi l'idea, è un personaggio che non sceglie di non innamorarsi e di non sposarsi perché non ha ancora capito qual è la legge fisico-chimica che governa il fenomeno dell'amore. E purtroppo per lui morirà nell'esplosione del suo laboratorio perché ovviamente aveva dimenticato qualche dettaglio. La seconda canzone invece si chiama Un giudice e rappresenta invece l'invidia, la ferocia più sfrenata, ecco, che a volte ci coglie. Questa ferocia il giudice la sviluppa perché è un nano, una persona di statura molto molto bassa che, diciamo, durante tutta la sua esistenza assorbe, si incarnisce via via offesa dopo offesa proprio per la sua bassa statura, quindi decide di farla finita e di studiare di notte per diventare un giudice e quindi fare inginocchiare davanti a sé, quindi farli abbassare ancora più di lui quelli che lo avevano preso in giro durante la vita, se non che poi alla fine si deve inginocchiare lui davanti a Dio perché non conosciamo effettivamente la reale statura di chi ci giudicherà dopo. Un chimico e poi un giudice. Soltanto la legge che io riesco a capire.
misterioso, dubbio e impertinente. Vuole scoprirsi al vero quel che si dice intorno ai nomi. Mestiero di informiti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più piacere. E se ricordi anche le noti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tavolo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro. Perché il cuore è troppo, troppo vicino al cuore. Siamo qui con il prossimo brano, diciamo raccoglie il consenso degli altri galeotti e diciamo va all'assalto del carcere, quindi nella mia ora di libertà è proprio il racconto di questo assalto che avviene nell'ora d'aria, appunto nella galera. Di respirare la stessa aria di un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che
che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. E ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le vigne, i musi, vagli a spiegare che primavera, che poi lo sanno ma preferisco vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno ma preferisco vederla togliere. Tante le gritte, le digne e i musi, poche le facce tra loro con lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà me lo dico io. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirvi amore mio. Certo bisogna farne di strada dalla ginnastica a tua obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminale. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate a sola, siete lo stesso con i morti. Per quanto voi vi crediate a sola, siete per sempre con i morti. Per quanto voi vi crediate a sola, siete lo stesso con i morti. Per quanto voi vi crediate a sola, siete per sempre con i morti. Santiano al basso.
sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare, per quello ci sono già io, come sai.
sono perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccio di neve. Andrea aveva un dolore riccio di neve. We'll be right back.
troppo gentili. Thank you.
lontananza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come una abitudine. Per chi viaggia in direzioni ostinate e contrarie, marchio speciale di speciale dispersione, mentre il comito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ha dato a culo la lebbra con uno scettro posticcio e segue il suo passaggio di gelosie devastatrici e di
applauso soprattutto a Sara Torreggiani e a tutto lo staff che è lì al mixer. E un ringraziamento speciale anche a Claudio che ci segue sempre per organizzare il palco, ma soprattutto grazie a voi e allo staff che ci ha voluti qui non una ma ben due volte nel giro di un mese, quindi diciamo stasera finalmente siamo riusciti a finire. Grazie. Grazie. Chiudiamo con una canzone meravigliosa, volta la carta e insomma voltiamo la carta e speriamo di vederci presto qui in zona. Sì, vorremmo però suonare quest'ultimo brano con il maestro Loris Stefanotto. Prego, si accomodi sul palco.
Fanno il bis. Subito in